Il mare tiene sotto scacco il litorale tirrenico cosentino, spiaggia erosa, lungomare distrutto, case danneggiate, si attende da anni l'intervento della regione, ma fino ad oggi solo promesse. Clamorosa novità dal tribunale di Castrovillari, il procuratore Eugenio Facciolla chiede la riapertura del caso Bergamini, ci sono, dice, nuovi elementi sulla morte del calciatore avvenuta in circostanze mai chiarite nel 1989. Il cadavere di un cinquantenne è stato ritrovato stamattina dai carabinieri nelle campagne di Girifalco, sul corpo dell'uomo numerosi colpi d'arma da fuoco. C'è il piano per la portualità in Calabria, i fondi già stanziati, la regione punta nel giro di 3 anni a colmare questa grossa lacuna. Occupazione e inclusione nel progetto della regione, tante le aspettative con 280 milioni per raccogliere 13.000 nuovi posti di lavoro, Oliverio fiducioso. La Polizia Municipale ha chiuso i mercati generali di Vibo in esecuzione al provvedimento emesso dall'ASP che ha giudicato inidonei i locali che presentano problemi di natura igienico-sanitaria. Ben ritrovati dalla redazione della TG10 in primo piano, lo avete sentito anche dai nostri titoli, c'è il gravissimo problema dell'erosione della costa tirrenica cosentina, da Fuscaldo a Diamante il mare si è mangiato gran parte della spiaggia e non solo, lungomari distrutti, abitazioni fortemente compromesse. La situazione con il passare del tempo si aggrava, ma nonostante questo non ci sono, almeno al momento, interventi che lasciano ben sperare. Gianluca Pasqua. Il mare è diventato il peggior nemico a Fuscaldo e in altri centri del Tirreno e ancora nulla si è mosso per arginarlo. Dal mese di novembre le mareggiate stanno sottraendo metri di spiaggia, distruggendo i muri di cinta, le strade e minacciando le case. Un copione che va in scena di anno in anno con effetti sempre più disastrosi. Guardate il lungomare in zona Madonnella, sembra aver subito un bombardamento. Le onde hanno scavato così tanto che l'asfalto è sospeso nel vuoto. Per fortuna ieri sera hanno chiuso perché il traffico era anche molto pericoloso, molto pericoloso. Il mare quando si arrabbia è terrificante. Se uno non lo vede non ci può credere, non ci può credere, è una cosa bruttissima. Speriamo che le cose si rimettano al più presto e che facciano i lavori subito. La gente è preoccupata, i viaggi della speranza a Catanzaro non hanno prodotto ancora quanto si sperava di ottenere. C'è ancora da attendere per vedere partire il progetto organico che coinvolge 4 comuni. Intanto, ognuno si difende come può. Siamo tornati a distanza di mesi in un'abitazione privata in località Messinette, minacciata dalle mareggiate. Qua siamo in una situazione critica da mesi e mesi e siamo andati anche in regione a far presente la situazione e stiamo aspettando che si smuova qualcosa, dovrebbe esserci un progetto che doveva partire già prima, in realtà ci hanno detto che entro l'estate dovrebbe partire, lo stiamo aspettando con ansia perché non abbiamo più tempo da perdere e soprattutto abbiamo perso quasi tutto con tutti i soldi che abbiamo speso per cercare di arginare il mare per non farlo arrivare in casa praticamente. Ormai è brutto dirlo ma ci abbiamo fatto l'abitudine, è un disastro che continua. Ogni volta ormai appena si vede una piccola increspatura nel mare si sta col patema d'animo perché veramente è peggio di un film horror alla fine. Se a Messinette sono ormai assuefatti, ad Acquappesa non si aspettava una situazione così grave. Il sindaco è intervenuto subito per riparare i danni a lungomare, ma serve un intervento risolutore. Sono sempre piccoli interventi, tra l'altro con scarse risorse, anzi in questo caso dobbiamo ancora trovarle le risorse. Siamo intervenuti con un'ordinanza, speriamo che intanto i nostri amministratori regionali, ma soprattutto i funzionari regionali, si diano una mossa per poter partire con i progetti definitivi che dovrebbero cominciare a sistemare delle zone almeno per un lungo periodo, in modo che ci possiamo dedicare a quelle zone che ora non fanno parte di quei progetti, ma che potrebbero farle, anzi potranno farne parte in futuro, perché dobbiamo fare in modo che tutto il litorale venga preservato. In Calabria ormai 700 km di costa, se da un lato è un vanto, dall'altro è un bollettino di guerra.
La cronaca con una notizia, partiamo, che è stata appena battuta dalle agenzie di stampa, arriva da Cosenza, dove i finanzieri del comando provinciale di Cosenza si sono recati stamattina negli uffici dell'azienda sanitaria provinciale per acquisire documenti. Massimo il riserbo da parte degli investigatori, ma secondo quanto si è appreso l'acquisizione sarebbe stata disposta dalla Procura della Repubblica nell'ambito di un'indagine su presunte operazioni contabili anomale. E c'è una clamorosa novità che arriva dalla Procura di Castrovillari. Il procuratore Eugenio Facciolla ha chiesto la riapertura del caso Bergamini. Abbiamo proprio sentito al telefono il procuratore, sentiamo. Si apre un nuovo capitolo nella vicenda legata alla morte di Donato Bergamini, il calciatore del Cosenza scomparso nel 1989. La Procura di Castrovillari ha avanzato richiesta di riapertura del caso. Abbiamo avanzato richiesta di riapertura, quindi fondata su elementi diversi e attività nuove da poter sperimentare. Ma sono elementi in parte emergenti già dalle attività che sono state svolte in questi mesi e in questi anni. Una serie di elementi che non erano stati valutati, diciamo, comunque presi in considerazione, che a nostro modo di vedere sono dirimenti. Oltretutto c'è l'accertamento tecnico medico legale con nuove tecnologie che dovrebbe consentire di dare elementi nuovi per diciamo, dirimere il dubbio che si trascina da troppo tempo se si tratta di un suicidio o di altro. Non è una convinzione personale, perché ovviamente non serve a nulla la convinzione personale in ambito giudiziario, ma è importante quello che emerge. Quello che emerge da una serie di attività, ripeto, già pregresse, attività che abbiamo sviluppato in questi mesi con i nostri consulenti di fiducia, abbiamo potuto riscontrare l'eventualità, insomma, che non si tratti, non si è mai trattato di suicidio, ma di altro. Ancora per la cronaca ci spostiamo a Girifalco. Nelle campagne di Girifalco è stato ritrovato il corpo di un uomo, 50 anni, quest'uomo senza vita. L'uomo è stato ucciso con un colpo di fucile. Vediamo. Per il momento c'è una sola certezza, cioè che Antonio Maletta, cinquantenne già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Ancora oscuro il movente dell'agguato. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita del cinquantenne, per stabilire il contesto in cui è maturato l'omicidio e individuare l'autore o gli autori. Il cadavere è stato trovato questa mattina in questa zona, nelle campagne tra i comuni di Borgo e Girifalco, nel Catanzarese. Maletta, che in passato avrebbe avuto problemi con la giustizia per spaccio di droga, era riverso in una pozza di sangue. Indossava ancora stivali da lavoro. Proprio in questa zona aveva un podere dove probabilmente stava effettuando alcuni lavori quando è stato affrontato dai sicari. Maletta, secondo i primi rilievi effettuati dal reparto investigazioni scientifiche, sarebbe stato raggiunto da un colpo di fucile caricato a pallettoni, che non gli ha lasciato scampo. L'uomo infatti è morto sul colpo. Ma chi e perché ha sparato? La vittima aveva un appuntamento col suo assassino, un regolamento di conti, una lite o cos'altro alla base del delitto? Domande alle quali stanno cercando di dare una risposta i carabinieri del comando provinciale di Catanzaro e della compagnia di Girifalco, che hanno avviato le indagini. In queste ore gli inquirenti stanno ascoltando amici e conoscenti della vittima. La zona viene controllata palmo a palmo dai militari per raccogliere elementi utili e individuare qualche possibile traccia lasciata dall'assassino. Il lavoro va avanti, nessuna ipotesi al momento viene esclusa. Chiudiamo quest'ampia pagina di cronaca con le nostre brevi. Percepiva assegni sociali in Italia, ma risiedevano in America Latina. La truffa all'INPS è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria. Il danno erariale ammonta ad oltre 140.000 euro. Quattro persone sono state denunciate per indebita percezione di assegni sociali per oltre 150.000 euro. L'INPS adesso ha sospeso i pagamenti e avviato la procedura per il recupero degli importi indebitamente percepiti.
Un altro ragazzo migrante di 20 anni, etiope, sbarcato domenica sera nel porto di Vibo insieme ad altri 600 profughi, è deceduto stamani all'ospedale di Vibo per le gravissime condizioni in cui era arrivato. La notte scorsa era deceduto un ragazzo di 15 anni, anch'egli di origine etiope. Entrambi non sono riusciti a sopravvivere al grave stato di denutrizione e disidratazione sofferte durante la traversata nel canale di Sicilia. Nuova perizia psichiatrica per Giovanna Leonetti, la biologa cosentina accusata di aver ucciso la figlia di appena 7 mesi il 20 febbraio dello scorso anno, soffocandola con un cuscino in casa della zia in pieno centro a Cosenza. L'incarico è stato affidato dal GUP di Cosenza a 3 specialisti che valuteranno se la giovane mamma al momento della tragedia era totalmente incapace di intendere e di volere. Ha aggredito un connazionale con calci e pugni, colpendolo alla testa con una bottiglia di vetro per un credito di pochi euro, ma è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Protagonista un 31enne romeno residente a Rossano, nel Cosentino. La vittima, un 56enne, è attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza. Furto di gas metano nella piana di Gioia Tauro. 4 persone sono state arrestate nel territorio di Rosarno nell'ambito delle attività di controllo interforze coordinate dal questore di Reggio Calabria. I 4, sorpresi mentre si allacciavano abusivamente alla rete del gas, sono accusati di furto e danneggiamento. Si torna a parlare del sistema portuale in Calabria. Adesso ci sono i fondi per recuperare un gap penalizzante che vede la regione al penultimo posto in Italia per posti barca. Vediamo. Il problema dei porti in Calabria è sempre stato, diciamo così, sfiorato, abbozzato, ma mai affrontato con decisione e determinazione. Basta dare un'occhiata ai tanti tentativi posti in essere in questi anni. Eppure la Calabria ha un record poco invidiabile. La Calabria ha una quantità di posti barca che è metà della penultima regione italiana. Quindi anche se noi raddoppiamo il numero di posti barca, ancora saremo gli ultimi. Quindi dobbiamo fare una grande corsa a recuperare gli anni o i decenni perduti nei porti regionali. Adesso pare che qualcosa sia destinata a cambiare. Sarà vero? L'assessore ci prova. Come? Utilizzando i fondi europei. Stiamo partendo con un primo bando che è di potenziamento dei porti regionali già esistenti. Quindi noi vogliamo vedere dei risultati subito. I cittadini della Calabria devono vedere dei risultati subito. Devono avere posti in barca in più, posti in barca più sicuri, porti turistici più sicuri, garantiti rispetto ai marosi, a tutte le condizioni di difficoltà climatica. Insomma, i soldini ci sono, ma i tempi, è questo che ci preoccupa, saranno lunghissimi, anche se... Noi pensiamo che questi investimenti nel giro di 3 anni devono andare già a funzionamento, quindi con tutti i risultati ottenuti, progettazione, gare e lavori eseguiti. Quindi noi riteniamo che nel giro di 3 anni i cittadini calabresi debbano avere potenzialmente dei porti funzionanti. Non parlo di apertura dei cantieri. L'apertura dei cantieri noi pensiamo che entro il 2018 devono essere tutti quanti aperti. Noi vogliamo i porti funzionanti perché i cittadini sono sia stanchi delle proposte di grandi opere che poi non si fanno, ma noi vogliamo andare anche oltre, non vogliamo solo aprire i cantieri, vogliamo le realizzazioni fatte. L'occupazione che non c'è in Calabria, i dati sono più che allarmanti. Il governo della regione mette sul piatto 280 milioni di euro e conta di raccogliere 13.000 posti di lavoro. Il progetto si chiama Piano d'Azione Occupazione e Inclusione. Vediamo. 13.600 possibili posti di lavoro, inclusione sociale, lotta alla povertà, progetti per 280 milioni di euro. La Regione Calabria continua nelle politiche di sostegno al reddito, come confermato dal Presidente Oliverio e dall'Assessore Roccisano nel presentare alcune nuove misure. Le risorse saranno recuperate dai fondi POR e PAC 2014-2020, coinvolti comuni e imprese. Come sottolineato dal Governatore, la Regione vuole allargare la platea dei beneficiari e ha deciso anche di integrare la quota prevista dal sistema di inclusione attiva, varato dal governo per raggiungere la soglia minima di 500 euro mensili per famiglie bisognose. Noi presentiamo un piano di inclusione sociale e di reddito di inclusione attiva. Sono stati pubblicati i primi avvisi per i fruitori di ammortizzatori sociali al 31 dicembre 2014 che consentiranno appunto
un reddito per 6 mesi di 800 euro al mese. Gli enti a cui è volto questo bando sono i comuni, perché vengano utilizzate queste risorse per progetti di utilità, pulizia dei parchi, alla pulizia delle strade, ai servizi domiciliari, ai bisognosi. L'altro soggetto sono le imprese, attraverso tirocini, attraverso progetti mirati si possano creare le condizioni per andare oltre poi questa prima fase di tirocinio. Oliverio ha più volte rimarcato la volontà di adottare la massima trasparenza per evitare illegalità e sprechi. D'altronde, la recente inchiesta di DA di Catanzaro, Robin Hood, ha prospettato un'inquietante situazione, ovvero la presunta sottrazione di fondi per le fasce deboli. Saranno gestite queste risorse nel massimo di trasparenza, perché l'ente erogatore di queste risorse sarà l'INPS. Le soglie di povertà sono stabilite attraverso l'ISE e saranno assolutamente rispettate. Fin qui le iniziative e le risorse, ma il governatore si attende che stavolta tutto vada per il meglio e che ci sia collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Queste risorse devono essere utilizzate con la velocità giusta. Noi abbiamo un'area di sofferenza sociale che non può aspettare i tempi lenti della burocrazia. Noi abbiamo bisogno di accelerare in questo senso. Abbiamo lavorato in questi 2 anni e lo abbiamo rappresentato questo lavoro nel rendiconto che abbiamo presentato proprio lunedì scorso, per programmare le risorse, per sbloccare opere, per creare le condizioni di crescita della nostra regione. 24 milioni agli enti pubblici e 5 milioni agli enti privati. Succederà che a partire da domani, quando sarà pubblicato sul BURC, i comuni o gli enti privati dovranno presentare un progetto di inclusione di questi lavoratori. All'interno dell'accordo che abbiamo siglato con i sindacati il 7 dicembre del 2016 avevamo individuato quelle che erano le linee di indirizzo, la manutenzione del verde, la gestione anche delle politiche sociali e i servizi socioassistenziali. Pertanto i comuni potranno fare questi tipi di progetti e i percettori che al 31/12/2014 rientravano nel sistema degli ammortizzatori sociali e che non hanno beneficiato di politiche attive successivamente, quindi nel 2015, potranno iscriversi a questi registri e fare 6 mesi di tirocinio pagati 800 euro al mese in questi enti. Non ci sono le condizioni igienico-sanitarie necessarie, l'azienda sanitaria provinciale di Vibo ordina la chiusura dei mercati generali. Stamattina la Polizia Municipale ha eseguito il provvedimento. Vediamo. È una storia infinita quella dei mercati generali di Vibo Valentia, è una storia che non dà pace ai commercianti ed è soprattutto una storia che va avanti da anni con la chiusura della grande struttura realizzata quasi 20 anni fa e considerata allora all'avanguardia, che portò al trasferimento di sede all'interno di capannoni di un privato, ovviamente soluzione provvisoria per consentire il recupero della struttura originaria ed invece divenuta stabile malgrado le problematiche sulla sicurezza e sulle condizioni igieniche e logistiche di ogni tipo che non sono mai mancate con un'alternativa di provvedimenti ed inchieste. Adesso la Polizia Municipale ha dato esecuzione ad un provvedimento di chiusura che sarebbe stato emesso dal Dipartimento Tutela della Salute dell'azienda sanitaria sulla scorta di una relazione del nucleo antisofisticazione dei carabinieri che avrebbe sancito l'inagibilità della struttura stessa, sita in località aeroporto a Vibo Valentia. Probabilmente il dubbio è relativo al fatto che ancora manca una conferma ufficiale per motivi igienico-sanitari. Di più non si riesce a sapere perché da Palazzo Luigi Razza, sede del municipio, per ora non si riesce ad avere chiarimenti in merito a questo provvedimento che il sindaco spiega solo con l'obbligo di rispettare i dettami dell'autorità in materia di sicurezza e salute. Ma la chiusura dei mercati generali è un grosso problema non solo per l'utenza, quanto soprattutto per i lavoratori. Negli attuali capannoni che da circa 4 anni ospitano i mercati generali sono installati 9 punti vendita di ortofrutto all'ingrosso che impiegano circa 60 persone, alle quali bisogna aggiungere tutti quelli che vi ruotano attorno come gli allevatori e i contadini che da tutto il vibonese vendono la materia prima. Le conseguenze non sono da poco, con i commercianti rassegnati a vedere marcire i loro prodotti perché in questo caso si tratta di merce fresca e deperibile e al momento non si fa cenno fino a quando il provvedimento rimarrà confermato, anche perché l'area gestita dal consorzio industriale non sarebbe abilitata alla vendita all'ingrosso, quindi la scia non potrà essere presentata e i capannoni rischieranno di rimanere chiusi per molto tempo.
a Cosenza adesso per uno spettacolo in onore della Madonna del Pilerio. Vediamo. A Madonna di Piglieri è il titolo del recital promosso dall'amministrazione comunale di Cosenza per celebrare la Madonna del Pilerio. Lo spettacolo in lingua calabrese è tratto da un poemetto di Vincenzo Padula, La notte di Natale, in cui si racconta lo stupore ma anche la grande forza della Madonna quando scopre di aspettare un figlio. Il regista e attore Giancarlo Cauteruccio ne ha fatto una sua personalissima interpretazione per rilanciare alcuni temi legati alla sua terra d'origine e che gli stanno molto a cuore. La Madonna del Pilerio è una delle Madonne del latte. La madre è la prima fonte di nutrimento, di donazione, di accoglienza. Il nutrimento della madre riporta alla cultura delle origini, alla necessità della tradizione e soprattutto alla forza della famiglia che genera condivisione e solidarietà. Quest'anno abbiamo interessato Giancarlo Cauteruccio che farà uno spettacolo di luci, ma soprattutto con una nuova connotazione, questa del nutrimento. La Madonna non solo come Madonna che ha protetto questa città, la Madonna come mamma ovviamente, ma anche come mamma che allatta, quindi voglio dire in qualche misura abbiamo voluto ricostruire questo evento nel senso della nutrizione, è stato anche il tema dell'ultima Expo, nutrire il pianeta, energia per la vita. La mamma è una mamma che allatta il suo figlio, una mamma esiste nel momento in cui anche ha questo legame particolare con il figlio. Ci sembrava giusto mandare un messaggio forte e culturale, raccogliere soprattutto un'indicazione che è quella di Papa Francesco, che ha aperto le porte delle chiese per far sì che le donne possano allattare in pubblico. Noi potevamo usare delle attrici con dei bambolocci, abbiamo invece inteso condividere questo nostro messaggio culturale con le associazioni che di questo si occupano. Saranno delle cosentine con i loro figli ad impreziosire questa performance di un pirotecnico Cauteruccio. Questo recital sarà accompagnato da un ensemble di percussionisti del Conservatorio di Cosenza. Con me parteciperà l'attrice Laura Marchianò, perché canterà la ninna nanna contenuta in questo poemetto. Sarà insomma una performance abbastanza composita, ma che manterrà la semplicità e l'essenzialità che un luogo sacro come la cattedrale richiede. Il recital a Madonna di Piglieri andrà in scena giovedì 9 febbraio alle ore 18:30 nella cattedrale di Cosenza e, come di consueto, la partecipazione è gratuita per tutti. La nostra rubrica adesso, cerco e offro lavoro. E ora in chiusura rivediamo gli argomenti principali di questa nostra edizione. Il mare tiene sotto scacco il litorale tirrenico cosentino, spiaggia erosa, lungomare distrutto, case danneggiate, si attende da anni l'intervento della regione, ma fino ad oggi solo promesse. Clamorosa novità dal tribunale di Castrovilla, il procuratore Eugenio Pacciolla chiede la riapertura del caso Bergamini, ci sono, dice, nuovi elementi sulla morte del calciatore avvenuta in circostanze mai chiarite nel 1989. Il cadavere di un cinquantenne è stato ritrovato stamattina dai carabinieri nelle campagne di Girifalco, sul corpo dell'uomo numerosi colpi d'arma da fuoco.
C'è il piano per la portualità in Calabria, i fondi già stanziati, la regione punta nel giro di 3 anni a colmare questa grossa lacuna. Occupazione e inclusione nel progetto della regione, tante le aspettative con 280 milioni per raccogliere 13.000 nuovi posti di lavoro, Oliverio fiducioso. La Polizia Municipale ha chiuso i mercati generali di Vibo in esecuzione al provvedimento emesso dall'ASP che ha giudicato inidonei i locali che presentano problemi di natura igienico-sanitaria. Ed è davvero tutto, grazie per essere rimasti con noi, grazie a regia Michele Cava, immessi in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.